Jeff Porcaro. Ebbene sì, ragazzi, ho deciso di fare un video su Jeff. Me l'avete chiesto tantissimi, quindi ho deciso questa volta di farlo. Mi sono deciso, anche se era un po' titubante, perché dà un po' di responsabilità. Ti senti un po' quella responsabilità addosso di parlare di lui. E quindi ci ho pensato un attimo, poi ho deciso di farlo. Ma non voglio spiegarvi delle cose di Jeff Porcaro in questo video. Voglio parlarvi di Jeff, voglio dirvi le cose che secondo me l'hanno fatto diventare il batterista che è stato. E però, come avete visto nel titolo, ho deciso appositamente di non utilizzare il passato, ma di utilizzare il presente, perché è un batterista che, nonostante sia mancato quasi 30 anni fa, continua ad essere presente in tutti i batteristi del mondo. Quindi questo video vuole essere sia un modo per rinfrescare la memoria magari a chi conosce già Porcaro e a chi l'ha ascoltato tantissimo, ma anche a tutti quei batteristi più giovani che ovviamente magari non conoscono tutta la sua storia, per fare sì che possano avvicinarsi a questo mondo e per farglielo capire, perché comunque adesso ci sono tante mode batteristiche che vanno e vengono, ma alla fine, secondo me, secondo il mio parere, il modo di suonare e la batteria in realtà sono questa cosa qua. Oggi vi spiegherò un po' di cose che secondo me sono le cose fondamentali. Tutti dovremmo cercare di seguire il suo stile, diciamo, che ci ha lasciato. Alla fine ci ha lasciato tantissimo, tantissimi dischi, tantissimi groove pazzeschi, tantissime idee, tantissime cose. Quindi tutti dobbiamo conoscere Jeff, perché è importante. Al di là dell'iscrizione al canale, che quella, ok, mi piace eccetera, fatela perché serve a me, però in generale io vi chiederei già da subito, per chi conosce Jeff Porcaro, io vi chiederei già di lasciarmi un commento qui sotto in cui mi spiegate qualcosa di cosa è stato per voi Jeff Porcaro, perché poi ognuno magari l'ha conosciuto oppure l'ha apprezzato con un artista, con un album, con un tipo di groove, non lo so. Ad esempio io l'ho conosciuto con i Toto, Jeff Porcaro ovviamente, però quello che mi ha fatto innamorare poi di Jeff Porcaro sono stati, oltre i Toto, anche tutte le registrazioni che ha fatto con gli Steely Dan, tutte le registrazioni che ha fatto con Michael Jackson, quindi principalmente questi tre artisti. Però ovviamente non ha lavorato solo con questi tre artisti, ha lavorato con una miriade di artisti. Fatemi sapere qui sotto. E comunque, a parte questo, nel video di oggi quello che voglio andare a fare è un po' capire i punti fondamentali e le cose fondamentali che hanno reso questo batterista così grande, così iconico come batterista, diciamo. Vi farò vedere qualche groove, però appunto non voglio spiegarvi nota per nota, ma voglio spiegarvi in generale i punti fondamentali di questo batterista. Ve l'ho già detto, quindi direi che possiamo partire. Una delle prime cose da menzionare sicuramente di Jeff Porcaro è la questione tecnica. Cioè, lui aveva una tecnica pazzesca, nonostante possa non sembrare, perché a un primo ascolto potrebbe sembrare uno non tecnico, nel senso non troppo tecnico, che comunque non la usa più di tanto. In realtà Jeff Porcaro aveva una tecnica pazzesca, ma la utilizzava al servizio della musica, e questo sapete quanto per me è importante, nel senso puoi avere tutta la tecnica che vuoi, però poi la cosa importante è suonare per la musica, e questo Jeff Porcaro sicuramente lo faceva alla grande. Vi sto parlando della tecnica, vi sto dicendo che aveva tantissima tecnica, perché avere tecnica tante volte significa solo andare velocissimi, solo far vedere che va, si va ai 2000 all'ora sulla batteria. E questo, non voglio fare nessun tipo di polemica, però è un po' portato dalle mode del momento, nel senso, vediamo adesso tantissimi batteristi che vogliono far vedere che sono i più veloci di tutti, i più veloci al mondo, e questo ci sta, però in realtà non è la vera finalità della batteria. E questo Jeff Porcaro lo sapeva molto bene, ce lo faceva vedere molto bene quando suonavo, quando registravo una qualsiasi tipo di cosa, perché comunque, se ci pensiamo, anche lui andava molto veloce. Ci sono alcuni pezzi, soprattutto con la mano destra sul Charleston, in cui va una velocità pazzesca, e tenere quella velocità magari per 8 battute non è un problema, ma ci sono pezzi in cui lui questa cosa la teneva per tutta la canzone. Ad esempio, il fatto di suonare i sedicesimi sul Charleston a due mani, lui lo faceva, ma solo se strettamente necessario, perché finché poteva lui andava con una mano sola, perché diceva che comunque con una mano sola si riesce ad avere molto più tiro sui sedicesimi, e questo è verissimo. Il problema è che per riuscire a fare i sedicesimi anche a questa velocità,
ma per tutta la canzone non è così semplice, anzi è molto difficile, bisogna avere una tecnica super sviluppata. Oltre però alla velocità, come vi dicevo prima, la tecnica non è tutto velocità, prima della velocità è il controllo, e lui aveva perfettamente il controllo di tutto quello che suonava. Il controllo significa sapere perfettamente che cosa si fa in un dato momento, cioè riuscire a mettere qualsiasi colpo, anche lento, ma giusto sul tempo, e questo poi ne parleremo anche dopo. Una cosa molto importante per quanto riguarda il controllo era la sua impugnatura, il suo tipo di impugnatura. Solitamente non utilizzava l'impugnatura normale con il fulcro tra pollice e questa parte, questa falange, andava a impugnarla in questo modo, cioè sempre tra il pollice e l'indice ma più basso, lasciando praticamente questo vuoto. In questo modo in pratica si ha molto più controllo. Se si prova a tenere la bacchetta in questo modo si sentirà che la bacchetta è molto più stabile, tra virgolette, molto più ferma, ma il problema è che il fatto di essere così ferma fa sì che noi dovremmo utilizzare praticamente sempre il polso per fare qualsiasi cosa. Poi ovviamente sviluppandola tutto viene poi più semplice, però in questo modo noi abbiamo molto più controllo di quello che facciamo. Ma come vi ho detto, suonare veloce con questa impugnatura qua è molto più difficile. Quindi lui, che riusciva a fare qualsiasi cosa tenendo le bacchette in questo modo, significa che aveva un'impostazione perfetta, una tecnica perfetta, dei polsi che andavano da paura. Quindi tutto questo per smentire quelli che dicono che Jeff Porcaro non era uno tecnico, solo perché magari portava un 4 quarti normale, non voleva ostentare, non voleva far vedere che aveva le mani che andavano alla grande. Le sue mani andavano più che alla grande, ma usava le sue mani, usava la sua tecnica per la musica, per rendere quello che faceva molto più piacevole per la musica, per chi ascoltava, eccetera eccetera. Un'altra caratteristica veramente importantissima di Jeff Porcaro era sicuramente la questione timing. Aveva il timing perfetto, ma che non vuol dire, come vi dico sempre, il timing, cioè partiva a 120 e arrivava a 120 alla fine della canzone, perché magari partiva a 120 e arrivava a 122 alla fine della canzone. Però comunque non vuol dire questo il timing, e mi collego con la questione del controllo di cui vi parlavo prima. Aveva perfettamente il controllo di quello che stava facendo, quindi se lui doveva fare 4 sedicesimi li faceva perfetti, li faceva a suo modo, ma nel modo giusto. E questo non vuol dire che suonava quantizzato. Suonare quantizzato significa suonare perfetto senza mai sbagliare niente, come fosse una drum machine, tutto perfettamente a tempo. Questo significa quantizzato. Lui non era quantizzato, ed è qua la figata, perché il suo modo di suonare era personale. Lui aveva un timing suo, un modo di suonare suo che non si sa neanche benissimo spiegare come fosse. Però il fatto è che il suo modo di pensare le note, il suo modo di pensare le pause, avevano quel qualcosa in più che faceva fare il salto di qualità ai suoi groove. Ad esempio lo shuffle, che l'ha fatto diventare famoso, nonostante a lui lo shuffle non piacesse per niente, cioè i groove shuffle erano quelli che odiava di più. Però nello shuffle si vede benissimo questa cosa del timing, perché anche su Rosanna, che è il pezzo più famoso suo, il fatto di fare lo shuffle in un certo modo, il fatto di andare a tenere la pausa dello shuffle in un certo modo, il fatto di andare a mettergli le ghost, e però il fatto è che se voi ascoltate il brano Solo Batteria di Rosanna, che si trova su YouTube, ve lo lascio anche questo qui sotto in descrizione, non era perfetto, nel senso non era ta 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 ta. Però il fatto di usare la dinamica in un certo modo, ovviamente, ma andare a mettere le ghost non perfettamente che formassero delle terzine, ma ogni tanto magari sono un filo spostate da una parte, un filo spostate dall'altra, e questa cosa creava un groove fighissimo. Oltre a tutto, la dinamica, le cose, la tecnica, eccetera, avere un timing di questo tipo, che non era perfetto, ma non era perfetto, probabilmente era studiata questa cosa da lui perché voleva farla in questo modo, rendeva tutto magico, rendeva tutto veramente magico.
Un altro punto di forza di Jeff Porcaro, e uno dei maggiori punti di forza che un batterista deve cercare nel proprio suono, nel proprio stile, sono le idee. Le idee di Jeff Porcaro, nonostante tanti le denigrino un po', nonostante tanti dicano aveva idee molto semplici, è vero che idealmente potevano essere molto semplici, ma comunque quelle idee molto semplici non erano per niente scontate, o comunque erano sempre messe nel posto giusto al momento giusto. Alla fine le idee di Jeff Porcaro erano i rudimenti, cioè erano semplicemente, tra virgolette, un'orchestrazione in vari modi dei rudimenti. E tra l'altro una cosa importante che voglio dire, che vi lascerò qui sotto in descrizione, è il libro del padre. Il libro del padre, Joe Porcaro, un percussionista molto famoso, ha fatto un libro sull'orchestrazione appunto dei rudimenti, dei principali rudimenti, quelli che servono di più. E la figata è che se voi andate a vedere quel libro, dove ci sono un sacco di esercizi, vedrete molto spesso delle cose usate proprio da Jeff Porcaro, alcune cose che appunto sono super semplici, magari un'orchestrazione molto semplice usata molto spesso magari da Jeff all'interno di alcuni suoi pezzi. E alcune cose non sono così difficili, ad esempio se io penso a un Raffa 4 tipo questo, non è nulla di così complicato, cioè non c'è nulla di difficile. E il fatto è che riuscire a dargli una buonissima dinamica, farlo salire un po', poi farlo al timing giusto, riuscire a farlo nello stesso modo sul rullante, sui tom, riuscire anche a fare magari una roba del genere, non è per niente facile. Adesso io ci ho provato, ma l'avesse fatto Porcaro sicuramente, anche se avesse fatto la mia stessa identica cosa, l'avrebbe fatto in un altro modo, in un modo molto più figo. Perché Jeff Porcaro? Ma perché ha tutte le cose di cui abbiamo parlato adesso, ma anche tutte le cose di cui abbiamo parlato prima. Ovviamente le idee sono importanti, ma per riuscire a mettere in pratica quelle idee servono tecnica e timing. Per forza, non solo tecnica e timing, anche quello di cui andremo a parlare dopo. Però comunque, queste due cose sono fondamentali. Comunque, non tutte le cose che faceva Porcaro erano banali. C'erano alcune cose che non erano per niente banali ed erano super, super, super musicali. Ad esempio, andatevi a sentire, che vi lascerò qui sotto in descrizione, il groove di Mushanga, dei Toto. Quel groove ha tantissime cose. Tecnicamente ha dei colpi singoli, colpi doppi, paradiddle, doppi paradiddle, eccetera, eccetera, eccetera. Sul timing non è così semplice, perché comunque non è neanche così tanto lenta. E in più poi, sempre per tornare alla questione di tecnica, ci sono dei doppi colpi sui tom, poi usa anche i bordi dei tom per riuscire a fare certe cose, il charleston con la sinistra. Quindi sono cose difficili, ma la cosa principale è che a lui non gliene fregava niente di fare cose difficili, ma l'unico punto fondamentale era che quella cosa fosse musicale e che quella cosa funzionasse bene per la musica che stava andando a suonare. Non ve lo faccio l'intro di Mushanga, perché c'è già spiegato da lui, c'è un video dove spiega l'intro di Mushanga, quindi andatevelo a vedere, perché tanto ve lo spiegherei sicuramente peggio di come l'ha spiegato lui. Poi lui aveva un po' le sue idee, nel senso ad esempio i soli di batteria non li ha mai fatti, perché secondo lui la batteria non era uno strumento solista, quindi gli stavano sulle scatole i soli e lui voleva tenere il groove, perché secondo lui la batteria doveva tenere il groove, e quindi in realtà ci stava anche. Poi alcuni mini soli li ha fatti, ma l'importante, ve lo lascio qui sotto, non mi ricordo come si chiama la canzone dove c'è il solo, ma ve lo lascio qui sotto in descrizione. Vi lascio un sacco di robe oggi in descrizione, ascoltatelo, ascoltatelo.
L'ultimo aspetto fondamentale di Jeff Porcaro che lo ha reso così riconoscibile e di cui vi voglio parlare è il suono. Vi tratterò pochissimo sul suono, solo per spiegarvi che in un batterista il suono è importantissimo perché rende riconoscibile quel batterista. Jeff Porcaro era super riconoscibile anche senza sapere che c'era lui a suonare una canzone. Sentendola probabilmente avremmo capito, al di là delle idee, al di là del groove che aveva, dal suono avremmo capito che era lui. Aveva un suono difficilmente riproducibile al volo in questo modo, però aveva un suono molto molto secco, soprattutto per quanto riguarda il rullante. Non era questo suono qua, abbastanza basso, ma neanche basso, sul medio di intonazione, e non era né il solito rullante bassissimo né il solito rullante sdang con la cordiera. Era un suono che riusciva comunque ad avere tutte e due le cose, sia una buona cordiera sia un buon attacco comunque, e questo ovviamente era dato sia dalla cordatura sia dalle mani. Anche i tom, se li ascoltiamo, erano abbastanza bassi di intonazione ma molto 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 definiti. Uguale per la cassa era super definita, e pensate addirittura che, se non sbaglio, utilizzava un ambassador della Remo come pelle battente della cassa per poter avere un suono bello pieno ma con molto attacco. Ovviamente le monostrato, ma anche sui tom, anche sul rullante, danno sempre più attacco. Per avere un buon attacco sulla cassa lui utilizzava un ambassador. E il fatto di avere questi suoni secchi servivano moltissimo a lui, perché il suo modo di suonare si basava anche molto sui tom e magari su delle piccole sfumature anche di tom. Jeff Porcaro era uno che stava super attento alle sfumature. Ovviamente c'è un motivo del perché è stato un batterista così pazzesco, e queste sfumature l'hanno reso appunto il batterista che è. Quindi anche per la questione suono, qualsiasi cosa che facesse doveva sentirsi. Quindi questo era solo un esempio che conosciamo tutti in realtà di suono, però è una cosa super importante che lui faceva per qualsiasi brano, per qualsiasi minima cosa che andasse a suonare. Io credo che questo video su Jeff Porcaro possa giungere al termine. È durato un bel po' questo video, ma sinceramente non mi importa, perché volevo dire tutte queste cose che ho detto di Jeff. Spero di non essermi dimenticato niente. Se mi sono dimenticato qualcosa, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Magari mi sono dimenticato qualcosa o non sapevo qualcosa di importante, quindi mi raccomando scrivetemelo qui sotto nei commenti. Se mi sono dimenticato qualcosa e me ne accorgo, commenterò anch'io. Quindi comunque, nel caso, andate qui sotto a vedere cosa si dice, cosa dice la gente, eccetera eccetera. Mi piacerebbe che in questo video ci fossero tanti commenti, ma non per me, sinceramente per me non me ne importa in questo momento, ma perché è importante, perché questo batterista deve rimanere nel tempo. Nonostante appunto, come vi ho detto inizio video, sia mancato quasi 30 anni fa, è importante che rimanga nei cuori prima cosa, e anche però nelle mani, nella testa dei batteristi di oggi, sia di quelli che già suonano la batteria da tanto, ma soprattutto dei batteristi giovani che quindi ancora non conoscono questo batterista. E basta, io direi che è durato veramente troppo questo video, quindi io vi chiedo ancora, se vi è piaciuto questo video, di mettere un mi piace oltre che a commentare come vi ho detto prima. Iscrivetevi al canale, mi raccomando ragazzi, se vi va iscrivetevi a questo canale, e basta, andate a vedere anche tutta la questione live, così almeno lì ci sono delle lezioni live che vi faccio, eccetera eccetera eccetera. E basta, dai, noi ci vediamo al prossimo video. Lasciatemi un commento dicendomi cosa ne pensate di Jeff, mi raccomando, è importante. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.